Ciao a tutti, gioini, io sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo videovlog qua sul mio canale. Allora, ragazzi, oggi andremo a parlare della gara di oggi tra Trapani e Città Nuova Ese, finita sul risultato di 1-1. Raccomando, prima di iniziare con il video, lasciate subito un bel mi piace ed iscrivetevi al canale, che è molto ma molto importante. Mi scuso un po' con voi per la voce, ma sono andato come di consueto allo stadio, solo che stavolta come la sfida contro, mi pare, il Licata, sono andato in curva e quindi la voce purtroppo si perde, ecco. Ma andremo comunque a fare questo post partita, gara che è finita 1-1 con reti da parte del Cittanovese al 93esimo e la rete sul rigore di Cosman al 96esimo, quindi all'ultimo dei 6 minuti che l'arbitro aveva assegnato. Andremo in questo video un po' a parlare dei momenti principali, ecco, della partita, e quindi vi invito a seguire il video. Partiamo subito perché il Trapani, se non erro, è sceso in campo con Summa Trepali, Cellamare, Carboni, anche se nel post che aveva pubblicato il Trapani su Facebook con i convocati, se non sbaglio, non c'era Carboni, però ha giocato Cellamare, Carboni, Gonzalez e poi Mangiameli sulla sinistra, che ha giocato dopo che, se non sbaglio, non giocava dalla sfida contro la Marillianese e forse da subentrato con il Sant'Agata, però non vorrei sbagliarmi. Non mi ricordo se Mangiapelli ha giocato con il Sant'Agata da subentrato o no, però ci sta. Poi a centrocampo il Trapani è partito con Romizzi, Civilleri e Maricosu, per concludere con un attacco un poco, diciamo, rivoluzionario con Falcone e Mascari e, se non erro, Domenico Antonio. E allora, io penso che non so perché Mokulu non è partito dall'inizio, però magari ci sta perché aveva giocato contro Marillianese e Sant'Agata, quindi ha riposato e ha fatto giocare il mister a Mascari, che invece non giocava dalla sfida, se non sbaglio, con la Marillianese. Partiamo subito con le occasioni importanti, che in pratica di questa partita sono tutte del Trapani, perché secondo me avrebbe meritato, senza avrebbe, ha meritato, avrebbe, scusa, meritato di vincere, ma non ha vinto perché evidentemente questa non è una squadra che può andare in Serie C, perché ad esempio il Catania, che in 5 partite ha fatto 15 punti, e il Lamezia Terme, che in 5 partite ha fatto 15 punti, quindi entrambe punteggio pieno, si vede che sono squadre potenzialmente che potrebbero andare in Serie C. Il Trapani, che pareggia 0-0 con la Marillanese e che pareggia 1-1 con la Cittanovese, di sicuro non è una squadra che quest'anno può salire in Serie C. Come l'anno scorso, il Trapani d'estate compra giocatori di Serie C, giocatori che hanno 500 presenze in Serie D, giocatori che hanno 100 presenze in Serie C, giocatori così, e poi il Trapani fa delle stagioni, diciamo, pessime. È vero che ancora questa per il Trapani è solo la terza giornata, perché ha giocato con Marillianese e Sant'Agata e Cittanovese, oltre a quella di Coppa Italia con Licata, e diciamo che ancora siamo inizio campionato, però diciamo che se una squadra è forte si vede dalle basi, cioè il Catania, che è forte, si vede perché già ha fatto punteggio pieno facendo 15 gol in 5 partite e subendone solo 2. Il Lamezia Terme ha fatto la stessa cosa facendo 13 gol in 5 partite. Il Trapani, che invece è una squadra che secondo me non può andare in Serie C, ragazzi, al massimo, se Dio ce la manda buona, si può qualificare al massimo, ma proprio se abbiamo fortuna ai playoff. Questo è un Trapani che secondo me arriva ottavo, nono, settimo al massimo. Perché, ragazzi, non è
una squadra che pareggia con la Cittanovese, che ha perso con il Santamaré Cilento, che le ha pareggiate poi tutte, di sicuro non è una squadra che può salire in Serie C, anche se sono le prime impressioni, però non è una squadra, ecco, secondo me, che può salire quest'anno in Serie C, ma magari nei prossimi anni potrà salire, se sentivo un po' di rumore comunque perché sta piovendo. E comunque, ho allungato troppo il discorso. Diciamo che le azioni principali della partita sono state sicuramente, non so come, davanti la porta. Davanti la porta, in pratica, il portiere era disteso, quindi la porta era completamente vuota. Carboni prende traversa da, diciamo, 2-3 metri, quindi non so come proprio abbia fatto. Altre azioni, abbiamo ad esempio Mokulu che davanti al portiere, proprio davanti, al portiere battuto che si rialza, colpisce di testa in un modo proprio, quasi come se per lui avesse già fatto gol, e il portiere la para. Cioè, dico io, va bene che comunque magari a Mokulu ci sembra che avrebbe fatto gol, però ragazzi, non puoi tirare così, in un modo così brutto, in un modo così, poi un colpo di testa piano, pianissimo, anzi, davanti alla porta, eppure se il portiere è battuto, si rialza e te la para, perché da lì tu devi tirare anche di testa, proprio pum, cioè una bomba. Non puoi fare così, ad appoggiarla quasi, a fare un passaggio al portiere. Altre azioni, abbiamo un paio di azioni magari che è stato messo in mezzo il pallone, Mokulu, magari qualcun altro che era in mezzo, Civilleri, qualche cross, e non, magari non è stato sfruttato al meglio. Per quanto riguarda il gol che abbiamo preso al 93esimo, vi devo dire che io dalla curva non l'ho capito bene, però penso che in pratica, se non sbaglio, c'era stato un cross da parte di un calciatore del Cittanova, e in pratica, non so come caspiterina, per non dire altro, abbia fatto Summa per non bloccarla, ma per farsi togliere con un colpo di testa. Cioè, in pratica, Summa, palla che arriva dall'alto, Summa viene intercettato dal portiere mentre proprio la sta per bloccare. Scusate, viene anticipato dall'attaccante del Cittanova, no, no, dal portiere, e fa gol il Cittanova. Per il resto è stata una partita, diciamo, da parte del Trapani giocata bene, però una partita sporca. Cioè, il Cittanova, che sappiamo che il Cittanova probabilmente questa stagione arriverà tredicesimo, quattordicesimo, dodicesimo, insomma tra le ultime posizioni, però sa di fatto che noi, come sempre, con le squadre che anche l'anno scorso, tipo Castrovillari, Biancavilla, squadre che poi sono addirittura retrocesse, noi non so perché, ma eravamo sempre molto, diciamo, molto, queste squadre non so perché, ma ci facevano molto, molto male, ecco, giocavamo male con queste squadre. Diciamo che il Cittanova ha fatto tutta una partita a buttarsi a terra, il portiere loro che è uscito, hanno fatto pure il cambio portiere, a buttarsi a terra, crampi, falli, cose del genere. Poi alla fine della partita ci sono una mini rissa, cose vergognose, non ho capito esattamente cosa è successo. Sa di fatto che poi, su un tocco di mano che a me sinceramente dalla curva sembrava abbastanza netto, se non sbaglio il cross in mezzo di Mercà, il difensore che la prende con le mani, col braccio, co anzi così proprio staccato, ecco, dal corpo, quindi questo era tutta la vita rigore, infatti è stato fischiato. Coslan che lo tira alla sinistra, portiere che si tuffa alla sinistra, meno male, dico io, meno male che Coslan l'aveva tirato angolato, perché se no ragazzi era un rigore sbagliato. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Il Trapani che con questo pareggio va a 5 punti, meno 10 da Catania e Lamezia prime, ma c'è da dire che il Trapani deve ancora recuperare 2 partite, quindi in tal caso il Trapani vinca mercoledì con l'Ocri e il 30 ottobre con il Paternò, il Trapani andrebbe a
Se non erro, meno 4 dalle prime due in classifica. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E noi, ragazzi, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!